Preso il rapinatore dell'ufficio postale, in carcere a Genova Marassi, un pregiudicato 57enne di Lavagna, il colpo di 1.100 euro era stato effettuato nel primo pomeriggio di ieri. In veste un cinghiale finisce in ospedale, accaduto stamattina all'alba a Sestri Levante, l'animale di 100 kg è morto sul colpo, il motociclista è finito a San Martino di Genova. Bilancio in pareggio è quello del comune di Chiava, richiuso 60.103.000 euro, il 19 agosto la pratica in consiglio comunale. Comuni virtuosi derubati, il manifesto verrà affisso nelle vie di Chiavari, l'amministrazione contesta il patto di stabilità, quest'anno lo Stato ha effettuato un prelievo di oltre 1.500.000 di euro. Le attività della Capitaneria, l'ufficio di Riva Trigoso interessato da interventi di ristrutturazione, intanto la Guardia Costiera in questi ultimi giorni è stata particolarmente impegnata per i salvataggi in mare. Stanziamenti per i custodi sociali, il servizio prosegue fino a settembre come deciso in giunta dalla regione per andare incontro alla popolazione anziana anche per affrontare questa eccezionale ondata di calore. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, subito la cronaca. Ieri intorno alle 13 ha effettuato una rapina presso l'ufficio postale di Via Goito a Lavagna, poi si è dato alla fuga a piedi con un casco integrale da motociclista in testa. L'uomo però è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante, identificato grazie ad una telecamera per la videosorveglianza che lo aveva ripreso dopo che si era tolto il casco e aveva proseguito la fuga a piedi. È così finito un 57enne italiano di Lavagna con problemi di tossicodipendenza e con precedenti penali, non nuovo a crimini di questo genere. L'ultimo episodio simile risale infatti al 2011. La rapina di ieri aveva fruttato 1.100 euro, l'uomo aveva minacciato i dipendenti con un coltello da cucina. E un motociclista invece si trova ricoverato in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita all'ospedale San Martino di Genova dopo aver investito uccidendolo un cinghiale a Sestri Levante. L'incidente è avvenuto stamattina, intorno alle 6, in via per Santa Vittoria, nei pressi del torrente Gromolo. Il cinghiale pesava oltre 100 kg. Il centauro ha riportato varie fratture. E ora parliamo del bilancio del comune di Chiavari. Il documento finanziario chiude in pareggio e il prossimo 19 agosto la pratica sarà portata all'attenzione del Consiglio Comunale. Sentiamo. Bilancio del comune di Chiavari chiude in pareggio a 60 milioni e 103 mila euro, c'è però una grossa tegola come sempre per quanto riguarda il patto di stabilità. A breve uscirà anche un manifesto da parte dell'amministrazione derubati i comuni virtuosi. È vero, i comuni virtuosi sono tanti anche nella nostra riviera, tutti gli anni hanno dei prelievi forzosi dallo Stato, mentre addirittura stanno facendo i propri bilanci di previsione, che ormai non sono più di previsione perché con queste normative che il Ministero delle Finanze emana continuamente e con queste direttive si va sempre più in là nel tempo, tant'è vero che noi l'abbiamo approvato nei termini di legge in giunta entro il 30 di luglio e lo approveremo il 19 in consiglio comunale, però i bilanci andrebbero approvati nei mesi di gennaio e febbraio, cosa che è impossibile perché c'è il patto di stabilità da una parte che vincola e che non si sa mai come escono le cifre di questo patto di stabilità dal Ministero, escono sempre dopo i consuntivi, quindi dopo maggio, e non si sa mai quanto è il prelievo vero che lo Stato riserva sul fondo di solidarietà. Tra l'altro c'è un problema di emergenza per la sicurezza del territorio, a tal proposito avete approvato un documento in giunta che sarà recapitato al Premier Renzi, al Ministero dell'Ambiente e anche al Presidente della Regione Toti. Cosa chiedete? Sì, lo manderemo anche alla Procura della Repubblica per evitare che ci siano fraintendimenti, nel senso che noi, vista la pericolosità del Rupinaro, l'Entella ha le sue criticità però di competenza regionale, un bacino di terza categoria. Rupinaro è tipicamente un torrente che attraversa Chiavari in una parte popolosa, abbiamo visto i danni che ha dato nel novembre 2014. Abbiamo incaricato un ingegnere esterno, esperto di idraulica, che ha fatto una prima stima delle urgenze da fare su Rupinaro per ripristinare gli argini deteriorati, per intervenire su qualche ponte, che ammonta a circa 6 milioni, cioè per metterlo in sicurezza completamente ce ne vorrebbero circa oltre 20, però diciamo che con 6 milioni si va già tanto. Questi soldi noi li abbiamo in cassa, perché li abbiamo come patto di stabilità, noi abbiamo più di 16 milioni. Allora diciamo allo Stato, noi siamo pronti a poter spendere, così come Del Rio ha detto e così come Renzi ha detto e promesso,
che verrà sbloccato il patto di stabilità ai comuni che hanno avuto forti alluvioni, noi, Genova, Lavagna, Cogorno, tutti questi comuni della nostra zona, ce ne sono tanti. Verrà sbloccato il patto non su tutto, ma almeno sulle parti relative al dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio. Noi diciamo, noi siamo pronti, abbiamo le perizie, sappiamo dove intervenire, abbiamo i soldi che sono nostri e non ce li fate spendere. Non vorrei che poi un domani succedesse qualche disastro e fosse colpa del sindaco. E rimaniamo ancora in tema, in attesa che vengano sbloccati, come avete sentito dal sindaco, questi importanti fondi. Vediamo come proseguono invece gli interventi che sono tuttora in corso proprio in questi giorni e i lavori per la messa in sicurezza del Rupinaro nella zona di poco antecedente alla rotonda del Casale Autostradale e del Rio Lemme, appunto sempre a Chiavari. Abbiamo fatto il punto della situazione insieme al vice sindaco. Proseguono alacremente a Chiavari i lavori legati alla demolizione per la successiva ricostruzione del ponte di via Castagnola. In queste ore sono in corso gli interventi dal ponte sul Rupinaro. Inevitabile qualche disagio alla circolazione. Abbiamo fatto il punto insieme al vice sindaco che segue sul posto tutte le fasi dei lavori. Stiamo mettendo giù le travi come da programma, è un lavoro abbastanza complesso, ma una è già stata posizionata in poche ore. Stiamo facendo la seconda con all'interno la tubazione da 300 dell'acquedotto e dopodiché potranno iniziare a modificare tutti i sottoservizi e quindi poi abbattere l'ultimo tratto e poi così si potrà procedere con la posa in opera della platea e andare a proseguire con i lavori. L'apertura è sempre prevista per metà settembre, il tempo è stato ottimo, quindi siamo nei tempi, speriamo non sopraggiungano inconvenienti, ma per ora siamo perfettamente nei tempi. Ci sono dei lavori che interessano il Rio Lemme, ecco, cosa state operando? Stiamo facendo un grosso intervento con un importo di circa 300.000 euro cofinanziato dalla Regione Liguria per il tratto terminale di questo rio che è un affluente del Rupinaro. È un rio che è esondato sia nel 2002 che nell'ultima alluvione di novembre, tra l'altro in un centro molto abitato perché si parla appena a monte della Lames e stiamo facendo un'opera davvero importante per quella zona. Ancora una notizia di cronaca, i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti questa notte per un incendio a Casarza Ligure, in breve tempo i pompieri hanno spento il rogo nonostante il leggero vento. Inaugurati i nuovi locali della Locamare di Sestri Levante, intanto queste sono giornate di super lavoro per la Guardia Costiera per i soccorsi in mare. Sentiamo. Sesti Levante, una bella soddisfazione inaugurare dei locali. Sì, assolutamente, e siamo arrivati con un pochino di ritardo rispetto all'inizio della stagione estiva, ma appunto all'inaugurazione della nuova sede dell'ufficio locale marittimo di Sestri Levante, un ufficio che necessitava assolutamente di lavori completi di adeguamento anche per consentire l'alloggio non soltanto del titolare ma soprattutto del personale qui destinato. Parliamo appunto dei ragazzi più giovani che sono appunto in ferma prefissata e hanno diritto ad avere appunto un alloggio. Quanto conta, comandante, un presidio sul territorio? Ma diciamo che la presenza sul territorio può essere sicuramente organizzata in diverse maniere, ma avere un presidio fisso all'interno del porto per le nostre materie è sicuramente un elemento fondamentale. Si ha in questo modo la disponibilità della Guardia Costiera sempre e un occhio sempre costante su quelle che possono essere le attività portuali. Ecco, lavori che sono partiti e finanziati anche, voglio dire, con il supporto della Capitaneria Genovese. Sì, assolutamente, i lavori sono stati appunto studiati e poi finanziati dal provveditorato alle opere pubbliche e, per le regioni appunto Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, quindi è lo Stato che ha finanziato la completa ristrutturazione e la realizzazione appunto dei nuovi alloggiamenti. L'inaugurazione dei locali sono ovviamente fanno parte di quello che è un lavoro a Sesti Levante. Beh, sicuramente è un tassello importante, come abbiamo detto, avere un presidio fisso nel porto di Sesti Levante è un tassello appunto importante che giova alla collettività e al servizio della collettività, sia diportistica che usufruisce del porto, dell'approdo di Sesti Levante e sia di tutta la balneazione.
Ecco, possiamo dire che è uno dei porti, degli approdi più difficili della Liguria per le condizioni del tempo, ma soprattutto perché bisogna veramente governarlo giorno per giorno. Sì, bisogna governarlo giorno per giorno, si necessita di vigilanza, di una vigilanza quotidiana, perché non offre, a differenza di un porto privato, non offre tutte quelle garanzie che appunto offrirebbe un porto privato nel contesto di sicurezza. Ecco. Per voi doppio lavoro, due discoteche, gli ormeggi e quant'altro, l'estate è veramente terribile. Sì, il porto costa 330 ormeggi a Gavitello nella Baia delle Favole, altri 120 nella Baia di Portobello. Si sta cercando di monitorare tutta la situazione logistica di questi ormeggi, anche se la maggior parte fanno capo ad associazioni e società di profitto, insomma. Ricordiamo adesso la notizia che riguarda la strada delle Gallerie che collega Moneglia a Riva Trigoso, che resterà chiusa dalle 21 di stasera fino alle 4 di domattina e nuovamente dalle 21 di domani fino alle 4 del mattino di venerdì 31 luglio. Il provvedimento è assunto per consentire l'asfaltatura della strada, riguarda il tratto tra via Ponzerone e località Valle Grande. L'accesso sarà consentito dunque soltanto ai mezzi di soccorso. Custodi sociali, arrivano nuovi stanziamenti, 247.000 euro, e così, come annuncia la Regione Liguria, il servizio prosegue per tutta l'estate fino a settembre. Vediamo. Prolungato il servizio dei custodi sociali e per il call center regionale per i mesi di agosto e settembre. La decisione è stata presa dalla Giunta su proposta del vicepresidente e assessore regionale alla salute Sonia Viale. Lo stanziamento di 247.000 euro consente di prolungare il servizio, assicurando così la prosecuzione delle attività dei custodi sociali per tutto il periodo estivo. Una misura che ci sta molto a cuore e che si è resa necessaria anche per affrontare questa eccezionale ondata di caldo, spiega infatti Viale. In questa stagione le telefonate al call center si intensificano del 50% rispetto al resto dell'anno per richieste di semplici informazioni, ma soprattutto di interventi sociali e richieste di compagnia anche solo telefonica. Il provvedimento approvato segue il decreto d'urgenza del Presidente approvato lo scorso 3 luglio per consentire la copertura del servizio nei mesi di giugno e luglio appunto. Il nostro auspicio, conclude il Vicepresidente, è poter offrire tali servizi per l'intero arco dell'anno. La figura del custode sociale ha funzioni indispensabili di vicinanza agli anziani, di controllo e domiciliarità leggera nel post di missioni ospedaliere a sostegno degli anziani fragili. Parliamo adesso della mozione del consigliere Marco Conti. Popolo per Sestri chiede la realizzazione di una nuova area sosta camion presso l'uscita autostradale. Chiede all'amministrazione che si adoperi nel più breve tempo possibile a convocare un tavolo di confronto con la società Autostrade per l'Italia al fine di realizzare questa nuova area. Ha rilevato che la zona in oggetto è sottodimensionata, dice Conti, e troppo vicina alle abitazioni, pertanto avrebbe bisogno di una diversa ricollocazione. Riprendiamo dalla Val Fontanabuona. Lo scorso anno vandali avevano devastato l'area verde attrezzata antistante la ciclovia dell'Ardesia a Fornace di Scaruglia, uno spazio al confine tra i comuni di San Colombano Certenoli, Leivi e Carasco, curato e gestito dal Consorzio Rurale di Scaruglia. Adesso, grazie all'impegno dei volontari stessi del Consorzio, offerte di soci della Regione Liguria e dall'associazione Leivi in Vita, il Consorzio è riuscito a ripristinare quest'area e migliorarla. Pertanto, in occasione del giubileo per il 1400° anniversario della morte di San Colombano Abate, sabato alle 19, oltre ad inaugurare e benedire la nuova area, verrà anche celebrata una messa da parte di Don Matteo Prettico, con la collocazione di una edicola in legno che ricorda l'impegno dei monaci di San Colombano e i ritrovamenti svolti dalla sovrintendenza ai beni archeologici negli anni 80 proprio a Fornace. Al via invece a Varese Ligure la nuova stagione lirica, la 29esima, quest'anno in scena Così fan tutte di Mozart. Vediamo. Torna anche quest'anno l'appuntamento del Lirica Club di Varese Ligure per la stagione 2015. Si inizia il 31. 31, sì, con un concerto del maestro Emanuele De Lucchi, organizzato anche per
trovare un po' di fondi per l'opera lirica, anche perché la bigliettazione, anche se normalmente sono numerosi, non copre tutte le spese. Quindi col il 31 il maestro De Lucchi organizzerà questo concerto qui, dopodiché la prima sarà il 4, il 6, l'8 e il 10, seguiranno le altre. In scena Così fan tutte. Sì, in scena Così fan tutte, che è la prima volta che quest'opera va in scena a Varese Ligure. Pronta a partire dunque la nuova stagione del Lirica Club Varese Ligure. Abbiamo detto che la cerimonia d'apertura il 31, e allora maestro, che cosa si potrà ascoltare? Ma sarà un programma eterogeneo, eseguirò pezzi di Godowsky, che è un autore che sto riscoprendo e che sto portando in pubblico, Beethoven naturalmente, una sonata molto, molto ampia, poi altri brani insomma del Novecento, un programma interessante, speriamo che coinvolga il pubblico, che sia numeroso, in modo tale da aiutare questa associazione nel suo compito insomma. Ecco, invece per quanto riguarda la messa in scena di Così fan tutte, a che cosa avete pensato per l'allestimento? Ma quest'anno ci siamo concentrati su un ritorno alla qualità, come si faceva insomma gli anni precedenti, i primi anni del 2000 anche. Abbiamo organizzato molte più sessioni di prove, cercato di curare molto sia l'aspetto musicale che quello registico, quindi faremo una settimana abbondante di lavoro e metteremo in scena appunto quest'opera settecentesca, cercando di farne un gioiello da incorniciare insomma nel borgo di Varese. A fronte della discussa apertura in programma domani di un nuovo supermercato in via Ascesa, quartiere di Sant'Anna, il comune di Rapallo ha previsto un riordino della viabilità ed in particolare in via Ascesa c'è l'istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso fra l'intersezione con via Speri e il civico 11A. Istituzione del divieto di fermata sul lato destro di via Ascesa dopo l'intersezione con via Speri, escluso entro i limiti tracciati, e poi l'istituzione di dare precedenza per i veicoli provenienti dal lato monte di via Tito Speri all'intersezione con via Ascesa e via Fratelli Bandiera. E adesso la pagina degli spettacoli ci porta a Chiavari, dove ha preso il via oggi il Chiavari Summer Dance Festival, proseguirà fino a domenica. Oggi abbiamo assistito alla prima giornata al palazzetto di San Pier di Canne, ma intanto questa sera spettacolo aperto al pubblico nei giardini di Villa Rocca. Ciao, io sono Rina Cilotti e insieme a Grazia Tringale e a Silvia Rocca ci siamo inventati un festival a Chiavari, Chiavari Summer Dance Festival. Qui abbiamo i nostri rappresentanti ufficiali. Come ti chiami? Marta. Tu? Matilde. Luca. Elena. Ecco, loro sono dei ballerini che stanno imparando e stanno allenando qua da noi. Vedete la maglietta, vedete Chiavari. Fate vedere? Fate vedere. Io non ce l'ho. Fa niente, dai, fa niente. Ecco. Abbiamo anche il b-boy qua. B-boy, eh? Allora, noi diciamo soltanto questo, siamo molto felici perché siete in tantissimi e adesso vi diciamo che stasera vi aspettiamo alla festa di Open Party sul mare, vicino al bar Quattro Archi e bar Ancora, Promenade, quella zona lì, Corso Valparaiso. Ci sarà una festa hip hop bellissima, ci saranno i presenter, ci sarà la discoteca, ci sarà JP Jamal che metterà della musica stupenda. Balliamo insieme e ci divertiamo. Prima di questo a Villa Rocca ci sarà una festa, un'altra festa, che è uno spettacolo di danza contemporanea col maestro Alex Azzewi e la sua compagnia, e anche lì tutto andrà devoluto in beneficenza per l'alluvione che abbiamo subito qua a novembre. E niente, vi aspettiamo numerosi per tutte e due le parti, prima alle 9 a Villa Rocca e dopo le 10:30 invece siamo tutti a ballare sul mare fino a 1 di notte, tutti insieme che ci divertiamo. E niente, vi aspettiamo. Adesso parliamo di pesca. La FIMA Chiavari ha organizzato domenica scorsa un raduno al lago di Pian Sapeio, conosciuto anche come Giacopiane Piccolo. Circa un'ottantina di partecipanti ed anche una cattura da record, quella del giovane Davide Tommasino, tesserato per la Cicagnese, che ha pescato insieme al papà una trota, pensate, di ben 5 kg. Un nuovo raduno poi di pesca a Pian Sapeio intanto è già stato fissato ed è in
l'agenda per il prossimo 30 di agosto. E adesso parliamo invece di calcio, perché si avvicinano gli esordi stagionali per Sestri Levante e Virtus Entella nella Coppa Italia dei professionisti. Sentiamo i dettagli. Si giocherà domenica 2 agosto alle ore 18 all'Arena Garibaldi la partita tra Pisa e Sestri Levante, valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. I corsari del neotecnico argentino Diego Gabriel Raimondi in questi giorni sono impegnati nel raduno di Tavarone per preparare l'esordio stagionale. In caso di successo da parte dell'Unione, al secondo turno troverà la Salernitana. Un eventuale passaggio al terzo turno vedrebbe poi il rossoblù affrontare il Chievo Verona. I tagliandi per i tifosi sestrini si possono trovare presso la tabaccheria Metaldi in Carugia Chiavari e sul sito internet Booking Show al costo di 10 euro. La Virtus Entella di Alfredo Aglietti, in attesa di essere riammessa in Serie B a seguito del caso Catania, invece farà il suo esordio stagionale nella Team Cup domenica 9 agosto allo stadio Sant'Elia contro il Cagliari alle 20.45. In caso di qualificazione, i biancocelesti sfideranno la vincente di Trapani Como nella giornata del 15 agosto. E adesso parliamo di discipline orientali, perché il Comitato Olimpico Nazionale ha conferito a 3 atleti azzurri del Centro Studi Discipline Orientali 2000 di Lavagna la medaglia al merito sportivo per i risultati agonistici a livello internazionale conseguiti nel 2014. E si tratta di Arianna Romano, medaglia d'argento al valore atletico, Simone Mangiante, medaglia di bronzo al valore atletico e Alessandro Boi, medaglia di bronzo al valore atletico. Bene, siamo arrivati in fondo al TG, grazie per essere rimasti con noi anche questa sera. Io vi lascio al meteo e poi, per quanto riguarda il nostro Zoom, tra poco presenteremo gli eventi per questa estate a Zuagli insieme al sindaco Franco Rocca. Con l'occasione, oltre a parlare di turismo, discuteremo anche di interventi pubblici e lavori, insomma, nella località del Tiguglio. E poi, come sempre, vi ricordo che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20.20 sul canale 117 Tiguglio TV. Trovate le notizie sul sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, e trovate il nostro telegiornale anche sul canale YouTube. La nuova edizione, come sapete, domani a partire dalle 12.45. Una buona serata. Previsioni per domani, giovedì 30 luglio. Moderata variabilità con possibili rovesci o temporali, più probabili sui rilievi nelle ore pomeridiane. Venti al mattino deboli o moderati settentrionali, in temporanea tonazione e rotazione dei quadranti meridionali nelle ore pomeridiane. Nuovamente settentrionali tra moderati e forti in serata. Mare in calo fino a mosso, localmente molto mosso al largo. Le temperature previste sulla costa tra 24 e 29 gradi, nell'entroterra tra 19 e 29 gradi.